Vado, eh? Vale. Ciao Manu, grande partita, poteva finire anche con un risultato più largo, ma qual è la sensazione di aver raggiunto questo risultato? Ma per noi era l'obiettivo, giocarsi la Champions, soprattutto con questo grandissimo pubblico insieme a noi, è stata un'emozione unica oggi. E oggi il risultato che contava di più era vincere e passare e andare ai gironi, che era la cosa che sognavamo da tempo. Ci siamo preparate tutta la settimana bene, anche se comunque tra campionato e tante partite ravvicinate non è sempre facile prepararle in pochi giorni, ma credo che oggi abbiamo dimostrato di essere una squadra vera. Manu, oggi è stato il culmine però di un percorso, no? Perché oggi è una partita vinta, perfetto, però è stato un percorso iniziato col Glasgow, poi il Paris, insomma un bel cammino. È partito, diciamo, nella nostra testa da quando ci siamo qualificate l'anno scorso in Champions. Ripeto, giocare la Champions per noi è un'opportunità per tutte, è un'emozione, perché comunque giocarla insomma con questa maglia è sempre importante, quindi l'obiettivo, ripeto, era portare a casa questo passaggio gironi e adesso ce la godiamo. Manuela, ora ci sono i gironi, si alza il livello ovviamente, cosa vi portate, cosa avete imparato da questo percorso preliminare? Ma in realtà impariamo giorno dopo giorno da tutti gli allenamenti che facciamo insieme, da come prepariamo le partite, da come affrontiamo gli allenamenti, perché è importante, perché poi lo riportiamo in campo e sicuramente comunque affrontare queste partite ad alta intensità ci porta comunque ad aumentare la nostra consapevolezza e il nostro gioco, che è la cosa che fa divertire le persone in questo momento, e speriamo di continuare con questo passo e con questa mentalità. Manu, in Europa dove può arrivare questa Roma adesso? È una domanda un po' complicata in questo momento. Noi siamo la Roma, no, non ci poniamo limiti e ci godiamo partita dopo partita, e dove arriveremo. Salve, no? Comunque è una manifesta superiorità della Roma nel vostro confronto, perché comunque lo Sparta Praga non vi ha mai messo in difficoltà, onestamente. Ti aspettavi una Roma così forte? Conoscendo la mia squadra, sì. Per fortuna siamo riusciti a metterlo in campo e a dimostrarlo a tutte le persone fuori, a noi stesse, che è la cosa più importante. Lo Sparta era una squadra molto fisica, però noi credo che con il nostro gioco la fisicità poco importa, e se facciamo girare bene la palla e facciamo il nostro gioco potremo vincere tutto. Salve, una partita dominata davanti a una cornice di pubblico perfetta, quanto è importante avere un tifo così per voi? Per noi è importante, per Roma è importante, per tutti noi, perché quando indossi questa maglia, ripeto, l'emozione è indescrivibile. Dal primo anno che l'ho indossata ho sempre capito l'importanza di questa maglia e continuo a capirlo giorno dopo giorno quando la indosso davanti a tutta questa gente, e per noi credo sia fondamentale averli in ogni partita. Manu, oggi un risultato sonoro, però all'inizio non si era messa benissimo con il gol dello svantaggio, esattamente come contro la Fiorentina in campionato, però forse la forza della Roma può essere proprio questa, quella di recuperare le situazioni di complessità e difficoltà all'interno dell'arco della partita. Assolutamente sì, anche perché la dimostrazione sono state queste ultime tre partite. Anche in campionato siamo andati in svantaggio, poi siamo andati in vantaggio, e questo credo sia la forza del gruppo, perché non molliamo mai, e credo sia lo step che stiamo facendo e che stiamo superando tutti insieme, perché l'importante comunque è portare a casa la partita e giocare bene, e in questo momento anche comunque se vai in svantaggio bisogna sempre essere uniti e continuare per portare a casa la vittoria. Avevate già pensato a qualche avversario per i gironi? No, in realtà no, adesso ci godiamo questa qualificazione, quello che verrà ci godremo partita dopo partita. Grazie. Grazie.